per tante belle iniziative con la sua associazione, che è l'associazione Invincible Diving, legata al mondo della disabilità nel lago. Anche abbiamo visto tante immersioni fatte da persone appunto con disabilità, perché anche con la disabilità si può convivere. Lui poi lavora anche all'unità spinale di Milano, del San Raffaele, ed è del Niguarda, ed è Bruno Frangi che è qua con noi di Invincible Diving. Buongiorno Bruno, c'è, grazie. Al San Raffaele lavoro in nero. Esatto, al Niguarda in regola. No, ho sbagliato. Non si poteva dire. Ho sbagliato. Ciao. Lavora al Niguarda, all'unità spinale. Ed è un'eccellenza italiana, vero? L'unità spinale, è il terzo vero? Centro in Europa. Esatto, per cui giusto? Quello che è la riabilitazione anche attraverso lo sport. Ok. Bruno, ma oggi lasciamo per un attimo la disabilità, il mondo di Invincible Diving, che tu rappresenti però, perché orgogliosamente ne sei uno dei fondatori, e parliamo di questo mistero. Ce l'hai portato qua, eccolo qua, il mistero del torrente che porta al lago. È il secondo romanzo di Bruno, con una foto storica qua che hai messo in copertina. Che mistero sì. è? Allora, sì. Che romanzo è? Diciamo che io voglio scrivere sempre storie di lago, del mio lago, perché io credo di abitare uno dei posti più belli del mondo, che è il nostro lago di Como. Questa volta, come questo secondo romanzo, è un po' il proseguo del mio primo. Ci puoi spoilerare tutto, così almeno non lo compriamo. No, il mio primo, dove praticamente tutto nasce e alimenta all'interno di Villa Pizzo, la storica esatto. dimora di Villa Pizzo. Noi siamo molto Villa Pizzo a Cernobbio, davanti esatto, siamo a Cernobbio. Molto legati eccolo a Villa Pizzo, qua, avendo ancora. La palestra di immersione proprio per la disabilità sotto le mura della villa. E c'è tutta una storia dietro. Comunque nasce questa volontà di scrivere un qualcosa che è avvenuto veramente sulle nostre rive del lago di Como, che è un po' un qualcosa che credo che tanti sapevano, ma molti hanno taciuto, che è il tesoro, il famoso oro di Dongo. Tutto si svolge fino ad arrivare in quella località, dove attraverso diverse vicende, vicissitudini e momenti abbastanza importanti, ritrovo una strada che io sostengo che esista, ovvero al di sotto dei muraglioni di Villa Pizzo. Io credo fermamente che nel 1300 esisteva una piccola strada che ora è sommersa dalle acque del lago che conduceva sommersa dal lago, dici sì, tu? Sono convinto. Da Cernobbio a Moltrasio? Da Cernobbio a Moltrasio, perché ma lo credi solo tu o c'è ma io ho trovato alcuni documenti storici che lo affermano, e qualcuno ha anche scritto di questa cosa. Addirittura 2 anni fa avevo parlato anche con un gruppo di ricercatori subacquei di Palermo, che loro girano l'Italia alla ricerca proprio di queste cose, però i costi erano talmente elevati che non me lo sono potuto permettere. Ma la cosa simpatica è che addirittura sono andato a bussare alla porta di un vulcanologo e un geologo, che sono quelli che proprio hanno realizzato le batimetrie di tutto il lago di Como. Sono queste due persone che hanno scritto diversi due libri di testi, fra l'altro abitano a Cernobbio, tra Cernobbio e Masliano, e loro mi prendevano in giro dicendo che assolutamente dall'era della glaciazione non è vero che il lago si è alzato di 2 metri, è sempre stato circa questi livelli. Invece io sostengo che c'era questa strada che portava per evitare di scollinare da Rovenna a scendere a Moltrasio. Da lì c'è un ritrovamento importantissimo. Parte da lì il romanzo? Parte da lì. Giusto? Parte Bruno? Da lì, un ritrovamento importantissimo. Un ritrovamento che mi porta a riflettere tantissimo quanto in quel tratto di strada tra Villa Pizzo e Villa d'Este siano avvenute delle macabre esecuzioni sommarie senza nessun tipo di processo. Da quel muretto purtroppo... Ecco, questa cosa ne abbiamo sentito parlare, è leggenda, è realtà, è tutto vero. Okay. Addirittura sono arrivato al punto di pensare, chiedendo le autorità di competenti e i preposti, logicamente non posso fare nulla senza chi di dovere, di mettere una targa che ricordi tutte queste macabre uccisioni, ma più che altro una targa che ci faccia capire
l'uomo fino a che punto può arrivare. E fra l'altro, se accendiamo libro. La televisione in questi periodi, ci rendiamo conto che forse l'uomo non capirà mai. Il mistero del torrente che porta al lago, questo è il titolo. Il libro è di Bruno Frangi, appunto, di Invincible Diving, con questa storia particolare legata assolutamente al territorio, legata da Chernobyl, sì. Giusto, da Chernobyl arriva ad Hongo, da Chernobyl con diverse sfaccettature arrivi ad Hongo, sempre il lago di Como. Esatto. Diciamo che io amo la sponda occidentale, e il libro parla molto, in primis parla del ritrovamento di questa strada, ma seconda cosa, questi personaggi hanno un valore indissolubile, che è quello dell'amicizia. Il libro parla veramente di questa fondamenta che ci deve unire per sempre. Parla molto anche di amore, parla di amore e di lontananza. Il libro va controcorrente su alcune persone, fra l'altro anche alcuni psicologi, che sostengono che non è vero che esiste l'amore a distanza tra due persone. Assolutamente, io credo che il libro fa proprio questo cenno, dicendo quante persone deportate nei campi di concentramento, quanti soldati al fronte tenevano stretto una foto sul loro cuore, e quella foto li ha riportati a casa, perché era l'amore e la voglia di ritornare. Alcuni sono tornati a casa, sì. Bruno. Purtroppo. Chiedono già se il libro è in vendita. Ecco, allora, dacci anche due indicazioni sulla vendita, dove si trova. Allora, diciamo che per i cernobiesi e i maslianichesi è in vendita all'edicola della piazza del comune di via 20 Settembre Maslianico, altrimenti comodissimo su Emesum, IBS, la Feltrinelli o Itabeta, che è l'editore, eccetera, eccetera. Ok. Ma la cosa anche bella, mi piacerebbe, dai radioascoltatori, e poter intervistare qualcuno che c'era, perché tutte le persone che purtroppo nella mia giovinezza fino adesso all'età di 60 anni sono venuti a mancare, io vorrei veramente approfondire innanzitutto su quelle macabre esecuzioni che sono a Villa Pizzo, dici? A Villa Pizzo, okay. E chissà questa targa. se qualcuno davvero, magari di qualcuno che ci ascolta, che ci legge, eccetera eccetera, possa davvero portarti qualche testimonianza, chissà, cioè questa è la... Mi piace, è lo scopo anche un attimo, okay. Perché siamo qui, e l'altra cosa, sarebbe bello che qualche altro giornalista o magistrato si interessi veramente che fine ha fatto parte di quel bottino, che io sono convinto che qualcuno sapeva, ma non ci hanno taciuto. E che sai che con oggi fare le inchieste nel mondo dei social diventa poco produttivo, quindi da questo, però ci sono quelli bravi che magari lo fanno sicuramente, parlo dei colleghi, e effettivamente è vero, potrebbe essere una pagina da riaprire, una pagina storica, Bruno, pagina storica della storia italiana, che si può riaprire, chissà. Documentandomi, vai. Effettivamente sì, sì. Ci sono stati diversi tribunali che non sono riusciti a dare una giustificazione a certi ammanchi, certo. Ma certi documenti, okay. Che sia l'esercito americano che l'esercito inglese voleva portare, okay. In patria. Allora, La signora del lago, il primo romanzo, e Il mistero del torrente che porta al lago, il secondo romanzo. Bruno Frangi di Invincible Diving è venuto qui perché, ripeto, non dimentichiamoci mai quello che poi Bruno fa parallelamente. Questa è l'attività, diciamo, che passione. La passione, giusto, sì, Bruno? Sì, 35 anni che porto in acqua le persone. Lo faccio, ecco, la cosa bella è che con Invincible Diving voi avete, voi tutta l'associazione, sì. No? Avete portato in acqua tante persone con disabilità, sì. Situazioni che sembravano, io le ho viste anche queste persone, pressoché quasi disperate, tu dici no, non può fare, e invece sì, cioè invece siete riusciti con tenacia, con costanza, con anche tanta passione a portarli in acqua e a farli immergere. Perché cioè, infatti, il messaggio è questo, il Bruno. Messaggio che lancia il libro, diversi capitoli, parla di un personaggio che è un po' il continuo anche della mm-hmm. Signora del Lago, okay. Con paraplegia, che si unisce al gruppo normalmente insieme a loro. Perfetto.
perché si può convivere assolutamente. Bruno, io ti ringrazio, ti aspetto per le prossime tue iniziative. E tra l'altro, alla presentazione del libro mi hai detto che è venuto anche il ministro Locatelli, Sì, vero? c'era il ministro Alessandra. della disabilità Alessandro Locatelli, c'era il signor prefetto, diverse autorità militari e quasi tutta la giunta del Comune 19. Per me è stato un onore. Abbiamo fatto il sold out la settimana prima, per Ah, che cui bello. quasi Perfetto. 90 persone. Complimenti Bruno per questa nuova Grazie. iniziativa editoriale, in bocca al lupo ovviamente, lo trovate allora anche online Sì, ovviamente. certamente. Ho Questa... inserito il Ah, hai link di fatto il Eta link. Beta nei Ah, commenti di bravo, Facebook. perfetto. Quindi sui Grazie. commenti trovate la casa editrice Sì, che vi può dare tutte le indicazioni. Grazie esatto. Bruno, Grazie grazie e a voi. Sì. buongiorno.